Come state? Tutto a posto? Spero di sì, io tutto bene. Sono pronta qui con un nuovo video, un video che è una tipologia di video che io ho già fatto tante volte. Vi linko qui i video appunto che ho fatto su questa tipologia. Il titolo era: è possibile una skincare routine bio low cost? E la risposta era sempre sì. E abbiamo un po' visto quali sono i prodotti che vi ho sempre consigliato. Ma di questa tipologia di video ne potrei fare 100, tipo. E quindi ho detto, siccome ho trovato dei prodotti interessanti proprio in questi giorni, in particolare tre, poi gli altri, magari di altri ve ne ho già parlato in altri video, però in questo video ve li voglio inserire. Direi che non ve ne ho parlato in quel tipo di video. E quindi ho deciso di farvi vedere un po' come strutturare una skincare routine bio low cost per chi ha una pelle normale, sensibile, secca, matura, più o meno la tipologia è questa, bio low cost appunto. Sapete che io utilizzo tanti prodotti che non sono per nulla low cost, ma ve ne voglio segnalare invece molti che sono assolutamente economici, alla portata di tutti, facilmente reperibili e quindi insomma. Partiamo da cosa? Acqua micellare. Sì, diciamo che vi voglio parlare in particolar modo di tre prodotti che sono quelli, insomma, dai, non giriamoci troppo intorno. Sono questi nuovi di Sien. Ve ne parlo oggi perché sono usciti ieri e quindi, insomma, ve ne voglio parlare, però ve ne voglio parlare un po' inserendoli all'interno appunto di una skincare routine di questo tipo. Quindi, innanzitutto partiamo da come ci strucchiamo con l'acqua micellare. Acqua micellare bio low cost che sto finendo, tra l'altro, ne ho più poca, è questa della Eco Bios. Questa l'ho presa da Iper Soap, però Iper Soap mi sembra che non ci sia lo shop online, o forse sì, non me lo ricordo. Comunque vi scrivo tutto qua sotto: prezzo, reperibilità, se la trovo. E questa è un'acqua micellare biologica, viso, occhi e labbra. Vabbè, sapete che io in realtà sugli occhi utilizzo uno struccante bifasico, però sugli occhi non mi sembra che bruci, mi sembra di no. Senza profumo, contiene aloe vera e melograno, quindi è lenitiva per le pelli magari anche più delicate e sensibili, e il melograno che comunque di solito viene associato, no, per insomma, nei prodotti anti-age, anti-age. E 0% di parabeni, siliconi, oli minerali e coloranti sono 300 ml. Comunque sembra meno, ma in realtà sono 300 ml, quindi di prodotto ce n'è parecchio. È certificata, qui c'è una, è certificata ed è anche vegan, quindi è un prodotto interessante. E quindi c'è l'estratto di l'acqua distillata di orzo bio, che ha proprietà calmanti, eccetera. Poi c'è l'aloe e poi abbiamo appunto il melograno, l'estratto di melograno bio che lascia la pelle morbida e ha proprietà rivitalizzanti. Mi sta piacendo, lo sto terminando e ottimo, come mi piacciono anche quell'altro che ho in uso della Simple, che non è bio però. Comunque, tornando a questo, per me è un prodotto che assolutamente vi consiglio e che quindi vi segnalo. Dopo l'acqua micellare, cosa andiamo a utilizzare se non una mousse, un cleansing come questo di Sien? Questa linea è uscita ieri, l'11 febbraio. Secondo me la trovate, girate, girate, girate il più possibile. Io l'ho trovata subito nella prima dove sono stata. Questa è la Sien Nature, quindi è la linea bio certificata. È una linea che veramente mi sta piacendo tanto, l'ho testata 2 volte, ieri sera e stamattina, ora, 2 utilizzi, però devo dire che mi ha sorpreso e forse è una linea migliore rispetto alle altre, anche se mi piace sempre quella ovviamente alla rosa canina, quello sì, però questa è la linea Sensitive, quindi 3 in 1 Cleansing Foam Almond, è tutta una linea alla mandorla, proprio per le pelli più sensibili. E for sensitive skin, bio certificata Natru. Questa mi sembra che costi 1,89 euro, ma vi lascio tutto giù perché non me lo ricordo a memoria. E è una mousse detergente estremamente delicata, va sempre shakerata come tutte le mousse. È molto
Allora, innanzitutto le profumazioni sono molto delicate, questo mi è stato detto, sapete che non ho più l'olfatto, però ecco, già questo va detto, è importante magari darvi questa nozione in più, che non vi dico mai come sono le profumazioni, mi hanno detto appunto le colleghe che profumazione delicatissima c'è, ma non è persistente, non è eccessiva. Mi piace, una mousse comunque piacevole, leggera, lascia la pelle morbida, non secca, non la lascia appunto che tira. E per ora mi è piaciuta, considerate che l'ho utilizzata 2 volte, però mi hanno colpito tantissimo. Poi abbiamo la crema contorno occhi che mi è piaciuta da pazzi. Ieri sera l'ho messa perché la volevo provare, però dico, ma no, forse è troppo leggera da sera. Poi mentre l'applicavo, cioè, ho proprio notato che è andata a idratare molto la zona del contorno occhi. Allora, la crema contorno occhi ha dotata anche di scatolina dove c'è ovviamente l'inci, dove c'è tutto ben spiegato, e Gentle Care for Sensitive Skin, ed è sempre alla mandorla, tubetto da 15 ml, e mi piace tanto, mi è piaciuta tanto, lascia veramente ben idratata la zona del contorno occhi. L'ho utilizzata sia stamattina che ieri sera, è una cremina bianca. Più che altro, proprio noto, è proprio morbida, lascia la pelle morbida. Una bella idratazione, mi ha veramente colpito. Ora poi magari vi voglio fare successivamente una recensione un po' più, no? Mi piacerebbe adesso fare dei video un po' più con pochi prodotti. Vabbè, adesso poi ci penso, adesso non voglio divagare come al mio solito. Poi, crema viso. Quindi, questi 3 prodotti mi sono piaciuti tutti tantissimo. La crema viso di più in assoluto. Io non sono, cioè, mi piacciono molto i sieri, sapete che ne compro anche crema contorno occhi. Le creme viso sì, mi piacciono, cioè, le utilizzo ovviamente, ma di questa, cioè, proprio mi ha fatto impazzire. Crema viso, sempre per le pelli sensibili, alla mandorla. Qui dice, vediamo un po' cosa c'è scritto in italiano. Crema viso contiene un olio pregiato di mandorle dolci d'agricoltura biologica. Dona sollievo alla pelle sensibile, aiuta a lenire gli arrossamenti. Aloe vera, olio di jojoba, d'agricoltura biologica, burro di karité, vitamina E. Buonissima. Crema idratante che secondo me va bene sia per la sera che per il giorno, perché io l'ho utilizzata sia ieri sera che stamattina. Mi è piaciuta come base trucco, mi è piaciuta come crema notte. Subito mi sembrava molto leggera, no? Perché comunque ha una texture, una cremina, sembra leggera. Poi quando la stendete, così come un po' la crema contorno occhi, mi è parsa. Ora sì, fa un po' la scia bianca, però per me non è un problema. Io sono ormai abituata ad utilizzare i prodotti bio, so quali sono un po' i limiti, no? I problemi, al limite che possono dare. Ma ragazzi, cioè, mi piace da impazzire. E quindi niente. Vi voglio segnalare questi 3 prodotti. Io, in particolar modo per le genovesi, l'ho trovata, ma subito ieri mattina sono andata quando ho aperto alle 8:20, 8:30, in via Cavallotti, si dice, via Cavallotti, e poi passo di lì per andare in ufficio. E, ottima, veramente. Quindi la trovate lì. Poi provate a fare, soliti, io faccio sempre i giri, le varie Lidl, quella che c'è a Cornigliano, oppure quella che c'è a Sestri, ecco, quella di Sestri. Da tenere presente, un po' sulle alture, quella lì si trovano anche a distanza di giorni, ve lo dico perché anni fa ho trovato vari prodotti. Bene, questi 3 prodotti promossi ve li consiglio. Torniamo un attimo indietro al siero. Non so se di questo siero sicuramente ve ne ho parlato, ma ve ne voglio riparlare e inserirlo in questa tipologia di video perché l'ho ricomprato. Tra l'altro, vabbè, ho avuto una vicissitudine, lo dico anche se mi sta ascoltando la Rita, la mia amica Rita. Perché io avevo ordinato su Amazon, c'era scritto 6 confezioni 17 euro, perché questo è un siero che costa 2 euro e qualcosa, e quindi ci stava più o meno, perché poi c'era anche la spedizione. Fatto sta che mi è arrivato uno solo, mi hanno rimborsato perché ho detto, ma scusate, c'era scritto confezione da 6, ok? Quindi non era vero, non era vero, insomma, sostanzialmente mi hanno rimborsato i soldi e quindi questo me lo tengo io, no? Lo dico perché ne avevo ordinati appunto per me e anche per la mia amica Rita. E anche per le colleghe, comunque l'ho ricomprato. Questo è un siero di natura estonica, è biocertificato, ve ne ho già parlato in passato ed è un siero favoloso. Ve ne ho parlato anche dei sieri che vi linko qua, perché è un siero che dovete provare assolutamente se avete una pelle un po' matura, una pelle
esigente, una pelle secca, comunque una tipologia di pelle un po' come la mia, no? Da provare. Questa ha un'azione lifting, è estremamente, rende la pelle veramente, dà un estremo comfort alla pelle. Ginseng e acai. Ottima, veramente mi piace un sacco. Contiene anche, però, vedo la rosa di Damasco e adoro, adoro, adoro questo siero che appunto costa poco, ma andatelo a reperire. Siccome io devo comprare un tot, vabbè, insomma, faccio breve. Andatelo a reperire su un altro sito che vi linko qui. Biuki non l'ho ancora mai provato, però ho letto molte recensioni negative, quindi non ve lo sto più a segnalare. Ma vi segnalo altri siti dove assolutamente provare questo siero. Purtroppo il contagocce a volte non funziona, un po' sì, un po' no. Comunque è un siero su base cremosa, estremamente idratante, nutriente, con azione lifting e da utilizzare alla sera. Io lo utilizzo alla sera, si assorbe molto rapidamente e veramente al mattino avete la pelle bella morbida, distesa. Fantastico. Quindi vi lascio il link di un sito affidabile. Poi, dopo tutti questi bei prodottini, andiamo a utilizzare che cosa? Ah, ho dimenticato ovviamente, vabbè, vari prodotti. Latte detergente, vi voglio segnalare questo del Giardino Cosmetico. Grazie Stefi che me l'hai regalato. Avevo provato il tonico e questo non l'avevo ancora provato. Questo è emolliente, è ottimo, sono prodotti ottimi. Il Giardino Cosmetico, questo è quello bio, certificato ICEA, prezzi buoni, bassi e qualità del prodotto eccellente. Li trovate da Ipersop o io li trovavo anche da Beauty Star, che ora si chiama Bacci, mi sembra, con rosa canina, ok? Sapete che sono fissata, dell'Abruzzo tra l'altro, proprio specificato, e amamelis e amido di riso, ottimo. Mi piace tanto, è un latte detergente abbastanza ricco. Sapete che io non amo quelli troppo liquidi, cioè ricco nel senso come consistenza, ecco, non troppo, infatti non viene giù bene dalla da qui, spesso io apro direttamente. Comunque è un bel latte detergente, eccolo qua, ve lo faccio vedere. E mi piace utilizzarlo, quindi a volte faccio anche più step come struccaggio, come detersione. Quindi acqua micellare, latte detergente, poi la mousse, ecco, però insomma poi uno vede un po' come preferisce. Quindi vi segnalo questo. Poi cosa vi segnalo? Passiamo ai tonici, i tanto amati tonici, perché fanno la differenza. Sapete, no? Ormai non vi sto più a dire perché vanno utilizzati, ormai lo sapete anche da voi. Allora vi segnalo, questo non mi ricordo se ve ne ho già parlato. E non vi parlo sempre dello stesso di Natura Equa, perché ormai non ne potrete più. Comunque, quello è il mio top del top. Ma c'è anche questo che è assolutamente un buon tonico alle rose di Aperon. Questo lo trovate su Acquaverde, sui soliti siti. Ed è un siero, un Vital Spray and Tonic all'acqua di rosa. Ok? Acqua di rosa damascena. Stavo guardando l'INCI e è un tonico favoloso, biocertificato, si vaporizza, illumina la pelle, aiuto, non riesco a aprirlo perché adesso, vabbè, comunque insomma si vaporizza, tanto questo è vuoto perché l'ho preso dai terminati e è un siero fantastico, quindi dateci un occhio che ovviamente qui parlo di prodotti sicuramente sotto i 20 euro. Probabilmente anche sotto i 15, sì, anche sotto i 15, quindi low cost, vero, vero low cost. Poi aggiungiamo una bella lotion, una bella lozione viso illuminante come questa di Bioficina Toscana, che veramente dovete provare perché costa soltanto 10,70 euro. Io questa l'ho presa da Timiamo a Genova, delle mie amiche che saluto. E devo andare, è un po' che non vado, a rifornirmi. Questa è con mucillagine di Malva Bio Toscana e dona radiosità alla pelle. Quindi voi l'applicate, è uno step eventualmente aggiuntivo, quindi tra il tonico e il siero, perché questo prepara la pelle a ricevere poi il siero. Quindi è quasi un siero, no? Quindi questo dovete provarlo proprio subito. Veramente fa la differenza, vi dico la verità. E poi abbiamo tre prodotti che sono tre maschere, però
perché ve le consiglio? Perché secondo me in questa routine ci stanno benissimo. Allora, due sono di Fitorelax e una di Natura Equa, non potevo non citarla. Allora, questa ve la cito perché? Perché questa è la Luxe Lift Argan, è una linea favolosa di Bio Fitorelax, che trovate ormai in tutte le distribuzioni ovunque, Tigotà, Acquasapone, Lilla Pois, Caddis, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è per le pelli stanche, spente, mature, ma anche le pelli normali. Ed è una maschera 2 in 1 perché è anche scrub ed è illuminante, levigante con argilla nera. Io la faccio abbastanza spesso, è biocertificata ICEA Vegan OK. Mi piace tanto, a volte la utilizzo al mattino e vedete, è proprio argilla nera. La stendete, la lasciate agire e poi quando la togliete scrubbate. Quindi 2 in 1, fantastico, recuperate anche tempo. Voilà. L'altra, sempre di Fitorelax, costano poco queste, non costano tanto, a volte le trovate in offerta, l'ho trovata questa a 5,90 euro, ma costa di più ovviamente, però per dire comunque non costano molto. E questa invece è quella idratante, io l'adoro, idro avena per le pelli secche e disidratate, mi piace da pazzi questa, è una maschera viso idratante antistress con argilla rosa, io ne ho diverse in argilla rosa, anche quella di Caudalie. Mi piace tantissimo e quindi anche questa ve la voglio consigliare. Alla sera, magari almeno una volta a settimana, fare una bella maschera idratante prima di andare a dormire, perché no? Ve la consiglio. E poi lei invece, questa è una maschera Black Mask Bio, la prima maschera nera Black Mask, appunto naturale, peel off. Io, come vedete, l'ho utilizzata già parecchio, sono quasi agli sgoccioli. Io non la utilizzo su tutto il viso perché non ne ho bisogno, però magari nella zona T, soprattutto il mento. Io ho il mento forse un po' più problematico, che poi non lo è, però tanto per capirci. La metto soprattutto sul mento, magari un po' sul naso, e questa veramente fa la differenza. Devi sapere se l'avete provata. Natura Equa è un brand genovese, nickel tested. Il tubo, tra l'altro, è in 100% plastica vegetale, quindi aiutiamo anche l'ambiente. E un prodotto a chilometro vero, appunto, una volta dicevo chilometro zero, comunque chilometro vero, e pulisce la pelle, la purifica, la leviga, veramente è detossificante anche, e quindi ve lo consiglio. E quindi questi erano un po' i prodotti che vi volevo segnalare in una skincare routine bio low cost. E quindi niente, mi piacerebbe magari, sempre se riesco, se ho tempo, se mi tante cose, farvela vedere in azione. Quindi adesso ve ne ho parlato, magari fare un video, ce la farò, boh, staremo a vedere. Mi farebbe piacere farveli vedere in azione, non perché voi non sappiate utilizzarli, perché io poi non sono nessuno, non ho fatto studi, cioè io sono una come voi che acquista, sono appassionata. Poi magari non, nel senso, ecco, voglio dire, informatevi meglio, andate da un dermatologo, da una, ecco, da una preparata. Io ve li segnalo, su di me hanno fatto un buon effetto. E quindi niente, questa era un po' la mia, quello che volevo dire, un po' le mie impressioni su questi prodotti. E fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Un bacione e al prossimo video.